Oggi giornata bresciana, com'è andata? Benissimo, inaugurare due sedi a Coccaglio e a Ghedi, incontrare tanta gente, arrivare in città Brescia, che è la seconda città della Lombardia, incontrare tanta gente, vedere che il sindaco di sinistra che ha visto l'anno scorso già sta antipatico ai tre quarti di quelli che l'hanno votato, visitare una mostra stupenda di brescianità organizzata dalla provincia, parlare con artigiani, imprenditori, agricoltori, confrontarsi anche con qualcuno che non la pensa come noi, ma con cui si ragiona di euro, di immigrazione, di islam, di futuro, di lavoro. È bello, è stimolante. Questa è la Lombardia che lavora. In strada non c'è tantissima gente perché la gente lavora a quest'ora, però sono contento perché c'è una Lega che cresce, che corre, che sorride, che ha voglia di combattere, con dei sindaci con le palle. Il sindaco di Coccaglio della Lega ha raccolta differenziata del 78% e paga i fornitori a 19 giorni, cioè sfido chiunque altro a pagare i fornitori entro 19 giorni, quindi è la Lega che mi piace. Tante similitudini tra Brescia e Milano. Sì, Pisapia del Bono. Abbiamo due sindaci di sinistra che pensano prima agli immigrati e alle moschee che non ai bresciani o ai milanesi o agli italiani in difficoltà. Errori anche nostri, di passato come Lega, come centrodestra, siamo qua per crescere, per rimediare, per correre, per fare opposizione intelligente e puntuale, per ascoltare la gente e per rivincere la prossima volta sia a Milano che a Brescia. Sentiamo dopo. A Milano adesso c'è la comunità islamica che lancia la grande moschea. Ciao, grazie, ciao. Ah, già lanciato. Sì, sì, raccolta firme, fa una campagna pubblicitaria anche per la grande moschea. Poi ipotizzare di tassare le pensioni da 1.400 euro è da dementi, cioè ritenere pensioni d'oro quelle da 1.400 euro netti al mese è da dementi. Bellissimi. E poi fatta da lui vale molto. Le pensioni statali, che chiappo da 4.000 ai 30.000. Ah, quello, quello sarebbe da tassare. Quello è un altro paio di mani. Ma minga i 1.400 euro. Quelli sono gli intoccabili. Minga i 1.000. Ma quelli ci abbiamo provato, le pensioni, hanno detto che non si può perché sono dei diritti acquisiti.